Bene, questa sera vi presento Zanetti Chiara, detta Chicca. E... dimmi un po', e dopo un inizio di stagione un po' difficoltoso per te, ho notato con piacere che adesso stai pian piano entrando nel tuo ruolo che è? Libero. Libero, ok. E cos'è stato il cambiamento da inizio a adesso, a livello mentale? Allora, diciamo che comunque col fatto di non entrare subito a fare il mio ruolo è stato un po' un blocco e quindi ho fatto fatica a diventarmi subito, però ho comunque cercato di fare un lavoro, nel senso di puntare comunque lo stesso a giocare, quindi aiutare la mia squadra in quel che potevo, e mi ero stufata comunque di continuare a star fuori, starmi sempre sui miei dubbi, su comunque i miei problemi, e quindi ho dato uno stop, ho voluto parlare con il mio allenatore che comunque mi ha motivato, e quindi ho deciso io di uscire da questo mio blocco. Il tuo blocco psicologico? Sì, esatto. Mentale? Che comunque ci sta, perché fa parte comunque di una crescita individuale. Sono una ragazza giovane, e quindi tutte le problematiche che tu hai avuto a livello mentale ci stanno. Mi è molto piaciuta la tua reazione perché abbiamo parlato, e sicuramente non è stato facile uscire da questa situazione. Ed ora quando giochi, come ti senti all'interno della squadra? Allora, sicuramente molto più ambientata, perché riesco a dare del mio. Prima diciamo che mi sentivo non un peso, però comunque un ostacolo rispetto comunque... cioè per giocare più sciolte mi sentivo comunque molto più chiusa e quindi non riuscivo a dare del mio, mentre ora che sono molto più tranquilla riesco anche a divertirmi, questa è una cosa importante. Il ruolo libero, dal tuo punto di vista, sì, come lo interpreti? Cos'è? Ti piace, non ti piace, perché ti piace? Cosa ti stimola in quel ruolo? Allora, a me piace molto, cioè proprio premetto che mi piace molto, e il fatto che comunque, cioè, allora anche da un punto di vista fisico, non essendo altissima, è comunque è un mio limite, però mi piace particolarmente perché sento di essere ancora di più d'aiuto alla squadra, non avendo comunque sfoghi, nel senso che sempre lì in ricezione, in difesa, cioè non avendo lo sfogo dell'attacco, e mi piace proprio perché riesco a aiutare la squadra in una cosa che magari sono proprio più abile io rispetto alle altre, che comunque sono i fondamentali di difesa e di ricezione. Quindi è proprio un divertimento per me, mi piace particolarmente. Di questi due fondamentali qual è che prediligi? La ricezione o la difesa? Allora, ora come ora stanno andando bene entrambi. All'inizio sicuramente di più la ricezione rispetto alla difesa, perché non riuscivo a trovare il timing di difesa. Adesso diciamo che sono molto più libera a giocarmi, penso che mi escano entrambi comunque con facilità. Ti senti all'interno di questa squadra, del tuo gruppo, ok, il leader e quindi l'organizzatore della ricezione e della difesa? Allora, sempre tornando al discorso comunque di statistica, sì, adesso sì. Prima no, infatti tendevo molto a nascondermi dietro le altre, perché non mi sentivo sicura di me stessa, quindi non riuscivo a dare una sicurezza anche alle altre, mentre ora che comunque, anche se faccio degli sbagli, cerco subito di stare con la palla, cioè con la testa sulla palla, e quindi sì, mi sento comunque un'organizzatrice. Un regista. Ecco, cioè, un regista. Va bene. Nella ricezione, ok, sì. Quindi quando... l'avversario va a battere, tu che sei già a sapere tendenzialmente come batte, ok, su chi batte per andare in sostegno, che okay, tutte queste cose tu riesci ad anticiparle, adesso come adesso, riesci a comunicarle alla tua squadra, giusto? Sì. Ok, bravissimo. Nulla, ti faccio i miei complimenti perché mi piace molto questa tua progressione, mi auguro che questa cosa sia un punto di partenza e non sicuramente di arrivo. In bocca al lupo per il campionato e speriamo che sabato prossimo sabato prossimo bisogna vincere. Contro chi giochiamo?
Oddio, non mi ricordo. Ah, non sai nemmeno come. No, sabato questo sono contro Piccolecco. Bravissimo. Prossimo non mi ricordo. Vabbè, questa, prossima. Ah, questo sì, contro l'Ecco. Contro Piccolecco. Bravissimo. Ok. Ciao.